finalmente un nuovo video. Non potete capire quanto sono gasata. Io spero che questa volta sia la volta buona, perché è la centesima volta che registro questo video, perché questa videocamera non sono capace a impostarla, non mi mette mai a fuoco e mi sta passando la voglia di farlo. Perdonatemi se sono esaurita, ma potrete capire solo se anche voi giraste dei video, penso, perché è davvero stressante rigirare 5 volte lo stesso video, quindi spero che questa sia la volta buona. Comunque questo è un video haul di mesi. Ebbene sì, è da tantissimo che non vedete un mio video haul, penso da gennaio. Ecco, quindi oggi ci sbizzarriremo proprio, quindi mettetevi comode, tè, tisana, quello che volete, tra un po' anche gelato, perché in questo video c'è veramente di tutto e di più, misto fritto, 3000 cose, quindi veramente godetevelo. Come primo brand direi di partire da MAC. MAC ha fatto uscire la collezione in monochrome, che sarebbe la collezione ispirata ai colori dei rossetti. Infatti per ogni colore di rossetto ci sono in totale 6 pezzi di questa collezione, basate proprio sulla colorazione del rossetto. I rossetti sono comunque le tonalità più famose, infatti abbiamo Diva, Heroin, Candy Yam Yam, Velvet Ted, insomma Ruby Woo, ce ne sono appunto 6, anche il Sea Sheer. E per ogni confezione troviamo appunto 6 prodotti, come vi dicevo, in monocolore, quindi un blush, un ombretti, un pigmento, un lip gloss e il rossetto. A me hanno inviato Diva e mi hanno inviato i 3 pezzi, diciamo, più famosi della colorazione Diva, che sono il rossetto, che è ovviamente quello che indosso. La cosa che adoro è che ha il packaging, vedete, proprio che riporta il colore del rossetto. È fatto a proiettile, una volta aperto è questo, ma insomma è inutile swatcharlo, tanto lo vedete applicato sulle labbra, anzi ringraziamolo. E lo adoro, è proprio un colore bellissimo, l'ho ripassato proprio al bacio. Poi abbiamo l'ombretto matte che si chiama Diva The Months, vabbè, comunque questo è stupendo, è appunto matte ed è super 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 pigmentato, ma voi non potete capire il rilascio di colore, è assolutamente incredibile, stupendo questo ombrettino. E poi appunto il lip gloss, che è nella colorazione la dolce Diva, che è praticamente lo stesso identico colore del rossetto, ovviamente però fatto a lip gloss, quindi rimane ovviamente un po' più lucidino, ma neanche troppo. E come vedete, eccolo qua, bellissima questa collezione. E io sicuramente penso che andrò a prendermi la Velvet Teddy, perché è un nude e quindi sicuramente mi ispira molto. E poi mi hanno inviato il Denzel Highlighter, questo qua, che è appunto l'illuminante Denzel Gold. Questo è uscito in 2 tonalità, ha uno specchio gigante, la rosa e la gold. A me hanno inviato la gold ed ha un rilascio di colore anche qui impressionante. Questo è un oro, per essere chiamato oro. Questo è bellissimo, secondo me, soprattutto per la sera o comunque per pelli comunque mediterranee e scure, oppure anche usato come ombretto. Io ce l'ho da tipo un mese e lo sto veramente sfruttando tantissimo, quindi io ringrazio MAC per avermi inviato questi prodotti. Ora passiamo al mio shopping. Allora, io ho lasciato lo stipendio da Sephora, in poche parole. Allora, da Sephora, siccome avevo il 20%, che se non erro sta fino al 19 di marzo, per chi è gold perlomeno, poi non lo so ragazzi, perdonatemi. Comunque ho ricomprato la mia amatissima cipria. Questa è la cipria a base d'acqua della Becca. Io l'ho appena terminata, quindi non ne potevo fare a meno, perché proprio mi piace un sacco. Questa si chiama Hydra Mist ed è la Satin Refresh Powder. Costa un botto, intorno alle 36 euro per 10 grammi di prodotto. Il packaging è questo, un po' trasparentino, vedete, riflette tutto, e sotto c'è la cipria. Questa è veramente bellissima, dà un effetto subito fresco e idrata molto il viso. La consiglio sicuramente per chi ha una pelle da normale a secca. Poi ho comprato sempre di Becca questo set. Questo set è super 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 conveniente, perché infatti, come potete vedere, all'interno ci sono 3 prodotti. Questo costa 18 euro e se pensate che solo la mini size appunto del primer costa 18 euro, sicuramente così è molto più conveniente. All'interno abbiamo un classico lip gloss, comunque è una colorazione nude, quindi può andare benissimo tranquillamente per tutti i giorni, soprattutto ora che si va incontro all'estate,
insomma io lo uso spesso il lip gloss anche per andare al lavoro. Poi abbiamo, questo è carinissimo, una mini size di un illuminante, tanto con tutti quelli che ho questo va benissimo, e si chiama Sea Pop. L'illuminante in questione è davvero figherrimo. Io ne ho uno di Becca che non mi era piaciuto, ma invece questo colore è davvero figo, perché a parte brilla tantissimo, ma poi le polveri di Becca proprio si fondono con il viso. E l'ultimo prodotto del set è quello che più volevo e si chiama First Light Priming Filter. Questo qui è un primer idratante luminoso che appunto va a attenuare i segni della stanchezza. Questo qua è lo swatches e ora ve lo stendo e ora voi mi direte se secondo voi dà un effetto luce. Questo qua, se vedete, ora dal vivo magari si vedrà di più, ma dà proprio un effetto luminoso e leviga tantissimo la pelle, ma poi profuma davvero tanto. Una cosa che mi serviva, perché li sto praticamente terminando tutti, è un correttore, e io ho voluto provare questo qui nuovo di Make Up For Ever. Questo qui si chiama sempre HD, però anziché essere quello ad alta copertura, questo in teoria è quello che dovrebbe catturare la luce e dare al contorno occhi un effetto molto 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 luminoso. La cosa che mi ha ispirato è che dice che comunque, essendo una formula molto leggera, non va a segnare il contorno occhi, quindi siccome io ce l'ho tanto secco, sicuramente anche in questo momento è segnato, ecco, ho voluto prendere questo correttore. Vi farò sapere poi cosa ne penso. Costava 27 euro, ovviamente poi da scontare, e la tonalità che ho preso io è la numero 20, che è quella cadaverina, perché la 21 risultava un po' troppo scura, se poi si va a ossidare insomma diventava un tono proprio più scuro, quindi ho preferito più chiaro. Poi, ad un prezzo davvero da meditazione, ho preso questo qua, sempre di Becca, ragazzi, che non mi ispirava a Becca, ho preso solo prodotti di Becca, che si chiama Skin Love. Questo che cos'è? È praticamente un siero viso che dà un effetto glow, effetto bombin. Praticamente questo serve a rendere il viso luminoso, idratato, e soprattutto a far sì che i fondotinta si stendano in maniera uniforme e durino tutta la giornata. Con un con un uso costante dovreste avere anche dei risultati, diciamo, a lungo termine, di pelle più tonica e levigata. E la cosa che mi è piaciuta tantissimo è che l'ha proprio liftato la pelle una volta swatchato. Costa un botto, 42 euro, però vi giuro che penso per il viso ne serva veramente pochissimo, penso una goccia. Allora, questo è il prodottino, ha il contagocce e ora ve lo metto qua, ma lascia di un morbido, è proprio bellissimo, e ha anche un'ottima fragranza, è davvero setoso, pare proprio olio, e questo va ovviamente prima del fondotinta, ecco, e lascia proprio la pelle morbida, levigata, e si assorbe abbastanza in fretta. Mamma mia che buono, sa tipo di cocomero, anguria, boh, non lo so. E quindi niente, questo mi ispirava tanto. Volevo prendere anche la palette di Anastasia, queste cose qua, però ho detto, siccome so piena di trucchi, palette e cose, investiamo per un prodotto che non ci investo mai, ossia un siero viso. Quindi aiutiamo prima a curare la pelle e partiamo insomma dalla base, ecco, perché secondo me avendo una base migliore si ottiene anche un effetto migliore finale. E questo qui anche dovrebbe essere, se non erro, a base d'acqua, quindi comunque insomma va bene per pelli sempre, cioè in generale dà anche un effetto matte, quindi secondo me va bene un po' per tutti, ecco. Dovrebbe essere una specie di farsali, solo che di Becca. Il commesso mi ha dato dei campioncini da uomo, perché tra un po' è la festa del papà, e mi ha dato una scatolina, io tutta casata ho detto dai, mo mi darà J'adore dentro, e niente, invece col cavolo c'è sta Fahrenheit, Sauvage, insomma, ma scambiato per maschietto, boh, vabbè. Poi sempre un prodotto che potete trovare da Sephora è appunto di Benefit. Benefit ha lanciato due palette per il viso. Una è appunto questa, che si chiama Cheek Leader, ed è una palette che è composta da ben 5 prodotti. La cosa figa di Benefit è che ha riportato lo stesso identico packaging anche sulla palette stessa, e all'interno ci sono ben 5 cialde. Allora, si presenta con uno specchio e le 5 cialde sono in formato full size,
Questa palette costa intorno alle 60 euro e in realtà dovrebbe costare intorno alle 180, perché se vi fate un rapido calcolo di ogni prodotto che sta più di 30 euro sulle 36, se non erro, ecco, dovreste arrivare all'incirca a 180, quindi è molto conveniente se vi interessa provare qualcosa di Benefit. E all'interno abbiamo la famosissima Hoola, che è quella terra molto molto famosa, poi abbiamo la terra Dallas, che è più un bronzer. Dopodiché abbiamo un blush, che questo è nella colorazione Dandelion, vabbè non lo so dire, comunque è un colore proprio rosato, il famosissimo California, che è il mio blush preferito, è stato il mio blush preferito l'anno scorso perché è tipo un pescato con tutte le luminescenze oro. Ed infine quello più bello è l'illuminante, che si chiama Tickle, che se non erro è una novità, comunque un illuminante olografico molto bello che ha dei riflessi oro barra pesca, secondo me in estate è bellissimo, ovviamente anche da utilizzare adesso. E niente, secondo me è un'ottima ottima idea regalo questo, visto che si avvicina anche la festa della mamma, se avete una mamma che si trucca, perché no, o anche il compleanno di qualche vostra amica, se vi mettete insieme può essere un'ottima idea regalo. E tra l'altro profuma, perché California profuma, quindi ogni volta che l'aprite vi arriva sta svampa buona. E poi ovviamente mi hanno mandato anche i pompon da cheerleader, ma insomma sono un po' fuori moda e taglio e taglia, vabbè. Altra novità, questa volta firmata Clarence, che potete trovare sempre da Sephora o alla Rinascente, insomma dove vi pare, è la collezione primavera del 2019. A me il pezzo che mi è piaciuto di più è la palettina, questa ve l'ho fatta vedere anche su Instagram perché fa l'occhiolino, cioè la trovo fantastica, è compatta, piccolina, ha uno specchio che io non ho capito se ha una pellicola o no, vabbè, comunque i colori all'interno sono questi, a parte che io li ho già usati e sembrano nuovi, ma poi è proprio carina perché sono molto scriventi e secondo me questa è proprio creata apposta, diciamo, per i viaggi, perché queste sono le tonalità, perché ha due prodotti per le sopracciglia, due matte e due satinati, e questi qua sono gli swatch. Come vedete sono davvero molto pigmentati, perché anche sulle dita ho ancora altro prodotto, e poi sono molto 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 sfruttabili, secondo me in generale un po' per tutto l'anno, non solo in primavera. Poi è composta da due stick. Allora, sapete che non è il genere di prodotto che piace a me, lo stick io non lo uso mai, però ovviamente ci tengo a farvelo vedere. Questi si chiamano Glow to Go, perché sono, cioè, studiata questa collezione proprio da portare in borsetta. E abbiamo da un lato questo qui, che è l'illuminante, sicuramente per pelli scure, poi ovviamente va sfumato, io ne sto applicando tanto, e dall'altra c'è appunto il blush. La cosa che mi piace è che comunque il blush è opaco e come vedete è molto scuro come blush, è pescato, anche qui comunque va sfumato perché si otterrà anche un colore più neutro, diciamo, però non è un prodotto che mi piace, diciamo. E poi invece quest'altro è molto più carino, perché vabbè, il blush è rosato, sempre opaco, quindi facilmente sfruttabile, poi ovviamente da sfumato risulterà un colore più naturale, ma la parte che proprio mi piace di più, ed è effettivamente l'unica che di queste tre ho usato, è l'illuminante, perché l'illuminante è tipo olografico, è una figata immensa. Questo ovviamente va dosato, però è qualcosa di spettacolare anche per l'arcata, come punto luce all'interno dell'occhio, sull'arco di Cupido, è qualcosa di fenomenale, è davvero faigo. Ed infine di questa collezione, insieme appunto alla palette, c'è il pezzo che io più adoro, che è una base correttiva per i pori, e io la utilizzo anche per le rughe d'espressione, funziona davvero tantissimo. Anche se vi può sembrare microscopico, ha 20 ml e poi questo qui praticamente dovete metterlo proprio in zone localizzate, proprio dove vi serve, ecco, quindi dove ci sono i pori dilatati, piccole espressioni, rughette insomma d'espressione, ed è davvero fantastico, perché opacizza, fa durare di più il make up e in più levica alla perfezione. Altro prodottino reperibile da Sephora è questa maschera che mi ha inviato Origins. Questa qui
Praticamente è una maschera che va tenuta in posa 10 minuti, si chiama Out of Trouble ed è una maschera che serve per combattere appunto il sebo in eccesso, le impurità, le cellule morte. Difatti all'interno ha proprio lo zinco che svolge appieno questa funzione. Come ogni prodotto di Origins, insomma, è senza flatati, parabeni eccetera eccetera, perché Origins è uno di quei brand che unisce le potenzialità della scienza a quelle ovviamente naturali, di non andare a fare del male alla nostra pelle. Quindi se vi interessano i prodotti di Origins, se li trovate da Sephora. Io questa ancora non ho avuto modo di provarla, quindi non vi so dire nulla al riguardo, però volevo presentarvela perché secondo me, per chi soffre di queste problematiche, può essere un ottimo prodotto, soprattutto perché comunque i prodotti di Origins sono veramente una coccola per il viso. Io lo proverò sicuramente in estate, quando ho di più di questi problemi, perché per il momento ho la pelle secca. Ultimi prodotti reperibili da Sephora e poi passiamo a tutt'altro, sempre di make up, sono le creme di Mercy Andy. Queste, se non erro, costano intorno alle 3,90 euro l'una. A me hanno inviato queste qui in tutte le fragranze, praticamente c'è la Flower Power, quella rosa, Hello Sunshine, che è una delle mie fragranze preferite, la Cherry Cherry, poi c'è questa Unicorn Limited Edition e poi abbiamo la New Wave. Anche New Wave, raga, io ho il Germani e lo amo. Mercy Andy è uno di quei brand molto conosciuti ma allo stesso tempo molto snobbati, ma secondo me vale proprio la pena provarli. Innanzitutto i loro germani durano una vita e sono davvero efficaci, sono igienizzanti tipo la mucchina, ma anche le creme sono veramente valide, idratano molto bene le mani. Io in azione ora ho questa che sta là e ne ho un'altra in borsetta perché sono veramente fantastiche. Queste già me le compravo per conto mio e sono felice che Mercy Andy me le ha volute inviare. Poi un prodotto che molte di voi mi hanno segnalato, visto che ho detto che ho le ciglia sfigatissime, da utilizzare come base, è il Volume Booster Lash Primer della Essence. Questo l'ho pagato tipo 3,79 euro. Ecco, io ancora devo provarlo. Praticamente questo è un primer bianco che va prima del mascara per dare appunto volume alle nostre ciglia. Non vedo l'ora di provarlo. Qua c'è scritto che ha il burro di mango e l'olio di acai. La fragranza sa, sì, misto a mascara barra mango, infatti è molto buona. Non vedo l'ora di provarlo, mi intriga parecchio. Volevo provare anche il fondo, però era terminata la mia colorazione. Raga, resistete che siamo quasi alla fine. Allora, Cosmify ha fatto uscire in collaborazione con Fatima due palette per il viso e due baking powder. Allora, ve le presento, a me le ha inviate Fatima, io vi lascio il link se le volete acquistare. Allora, ha creato due ciprie, eccole qua, come vi dicevo, per il baking, che sono una gialla e una bianca. Quella gialla va a illuminare, mentre quella bianca è trasparente e va bene per qualsiasi incarnato. Io devo ancora provarli questi prodotti, quindi non so dirvi nulla al riguardo, quindi non mi sento di farvi una recensione. Sicuramente li proverò e poi ve ne parlerò. E poi ha fatto due palette di correttori. Lei è sempre stata molto fissata per le occhiaie e quindi secondo me nessun prodotto la rispecchia in miglior modo se non dei correttori. E ha fatto una palette light, quindi per pelli diciamo da normali a chiare, e una ovviamente scura per pelli da normali a scuro appunto. Allora, i packaging come quelli delle cipre sono fantastici, cioè a me piacciono tanto perché ricordano un po' tipo il mandala, queste cose qua che insomma io ce l'ho tatuati, quindi ok. E niente, le palette in questione sono queste. Questa ovviamente è per pelli chiare e questa per pelli scure. Io vi devo dire la verità, i correttori li ho provati e si può ben vedere, ho notato che a me serve tipo un colore di questa palette e poi utilizzo praticamente solo questi tre, questo no. Quindi ecco, a me non stanno dispiacendo, anzi mi stanno piacendo molto, però ecco, avrei preferito questo colore qui. Se non erro, no, scusate, questo qui, qua, al posto di questo scuro. Però ovviamente è una mia opinione personale, nel senso, cioè gli altri tre li utilizzo tutti tranne uno fondamentalmente. Però le palette dei correttori sono così, cioè non è detto che quando le acquistate ovviamente
sfruttate al 100% tutte le cialde. Comunque come texture non mi dispiacciono per il momento. Poi Giulia Queen Bee mi ha regalato della Makeup Revolution questo olio qui. Questo è un olietto che va appunto prima del make up ed è un olio per idratare fondamentalmente la pelle. Ha il contagocce, io raga sto in fissa per questi prodotti. Questo si chiama CBD Oil. Appena lo provo ve lo farò sapere, grazie Giulia. Poi tra l'altro Makeup Revolution non costa neanche tanto, io ho preso quello di Becca, quindi vi farò sapere se ci sono delle diversità. Poi Pixie mi ha mandato questa super mega scatola, una PR box che sicuramente avrete visto in mille salse da tantissime youtuber. Ecco, io ho una palette già, l'ho regalata perché era tutta satinata con dei colori molto caldi, molto belli. Mi sono tenuta quella top perché sono tonalità che uso di meno e quindi non compro mai fondamentalmente. E queste palette sono bellissime, le trovate su Look Fantastic. L'unica cosa che non mi piacciono molto i packaging, che sono un po' troppo plasticosi. Infine, sempre in questa confezione, ci sta questa scatola molto grande che all'interno contiene dei pennelli da viaggio. Sono molto molto faighi, vedete? Puzzano un pochetto. E niente, la palette è questa. È molto figa. Ora ne swatchiamo qualcuno insieme. Hanno una texture, alcuni molto sedosa, altri sono un po' più granulosi. Ok, i matte sono veramente sedosissimi, mentre i satinati, più che altro l'oro, vedete, è un po' più granuloso. Questi sono gli swatch, come vedete pigmentazione io direi molto buona. Poi, ultime cose, me le ha inviate Lucia, mi ha scritto una lettera bellissima, qua si chiama Lux e i sentieri del gusto, e lei praticamente parla soprattutto di cucina, quindi se siete appassionati di ricette, lei fa veramente di tutto, dal pane alla pasta, insomma, ai secondi. E cosa mi ha inviato? Mi ha innanzitutto riempito di tè e tisane, che sa che io non dormo molto e li apprezzo tantissimo. Poi mi ha inviato delle ciglia finte che si incollano da sole con la colla. Sapete che io sto riprendendo ad utilizzare le ciglia finte, soprattutto quando esco la sera, perché hanno proprio una banda di colla. Sono molto fighe, sinceramente. Io le ho già provate, le ho applicate per 3 volte, poi la banda di colla si è levata, non ha resistito, e ne ha un'altra tipo sostitutiva, quindi si possono riutilizzare, secondo me, 6-7 volte. Poi ovviamente una volta che finisce la banda adesiva potete tranquillamente usare la colla, cioè le ciglia comunque rimangono buone. E l'ultima cosa che lei mi ha inviato, che mi stava cascando e stavo per svenire, è la cipria di Shiseido. Io questa l'ho già provata, è fantastica, cioè ha una sedosità indescrivibile, mai provata prima. Si chiama Translucent Pressing Powder ed è questa. Una volta aperta ha il piumino e questo qui è la cipria. È traslucida, ha una sedosità raga indescrivibile, e questa va bene anche per pelli secche. Poi comunque è nickel tested, insomma, è molto buona anche dal punto di vista degli ingredienti. E niente, questo è quanto, questo è tutto il mio video haul. Ci sono anche altre cose di accessori, vestiti, scarpe e quant'altro, ma siamo già arrivati a un minuto sufficiente, quindi preparatevi che ci sarà ben presto un altro video haul. Io vi mando un bacio, spero che questo video vi sia piaciuto e che sia tornata con il botto per quanto riguarda il video haul. Mi raccomando, lasciatemi un bel like se volete altri video di questa tipologia, e noi se vi piace ci vediamo alla prossima, ciao!